urco, 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 lasciami in pace, fratello, lasciami in pace, lasciami in pace. Tu, oh, dovremmo calmare questi dudes. Oh, oh, ehi, dude, ehi, dude, ehi, dude, ehi, dude. Oh, mamma mia, ma non ce l'hai fatta per niente, mamma mia. Ok, allora, ben ritornati su Totally Accurate Battle Simulator, il simulatore di morte di giganti. E adesso andremo a fare le prossime pazze battaglie che mi vengono in mente. Questa volta voglio usare altre unità, tipo usiamo quattro insegnanti contro 4, dai, facciamo parità per una volta. Per sbaglio, al posto di averne messe 4, ne ho messi... Guarda, guarda lì, come li stuschinano, proprio come quelli del collegio. 2 contro 2. Oh, oh. Allora, vai, prendo, spacco. Ah. Oh no. Oh no, l'insegnante è stato preso. Oh man, oh man, oh man, oh man. Oh man, ma no. Insegnante prende a fustigate come un Pokémon. Ma che povero, non riesce mai a prendere niente. Oh, 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 vai. Ti manca l'ultimo. Prendilo, attacca. Si concentra, no. Voglio riprovare. Voglio fargli vedere. Ok, allora voglio riprovare la battaglia perché solamente che non è... So bene, ok. Prendi... prendilo! Prendilo! È morto! Prendilo! Prendilo! Prendi i tempi di attacco e va! Oh, yes! I win, you fuck you, when you fuck you. Guarda, è una battaglia epica. Ok, fra un po' vedete Zeus in questa cosa, ma dobbiamo andare nella mappa. E sì, ho memorizzato bene, questa deve essere la grande Grecia. Voglio provare pure questo Swordcaster che ho trovato, che lanciava le spade contro Dracula, va? Ok, andiamo, dobbiamo iniziano già a prendere. Ok. Oh. Ma Dracula era, ah, eccolo. Guarda, sono cacciatori di vampiri questi. Ok. Questa è bella questa battaglia, sì, ma adesso la voglio smetterla e passiamo con Zeus che muore senza un motivo preciso. Ma però che comunque è bello. Allora, voglio un po' fare una battaglia fra due di questi antichi greci, padri di Hercules e... Vabbò, ci avrete capito. Dobbiamo andare, fratello. Oh, vedo già lui. Lo vedo. Questa volta noi ci vendicheremo contro tutti quelli che ci hanno fatto fuori in queste battaglie. Tipo, vinceremo la battaglia contro Zeus. Cavolo! Hanno vinto? Ci riprovo. Mi è solamente... Allora, riproviamo questa bella battaglia contro sto Zeus che, mamma mia, quanto mi fa sclerare a volte le battaglie contro di lui. Cioè, è solo... Guarda, mi stendi a terra. Ok.
quindi useremo la nostra stessa arma. Cioè, guarda, dobbiamo cercare di far sì che non ci metta a terra, altrimenti no, mi metti a terra, sono morto. O forse il suo tallone da killer e la testa, non lo so, perché io lo colpisco manualmente con i fulmini, dai. E ho perso. Ok, e vogliamo rifare la battaglia Godzilla contro King Kong? Ma certamente. Quindi riproviamo questa battaglia, ma questa volta hanno evocato il gigante samurai contro il Godzilla che invece sta da solo. Quindi partiamo, ok? Allora, gigante samurai, fa attenzione perché quello è violentissimo, è davvero violento. Molto violento di quanto pensi. Questo è il mio fratello che mi ha sconfitto una volta. Non abbiamo difeso gli Scooby-Doo per colpa sua, ma adesso noi li cercheremo di difendere per una buona volta, per un buon motivo. E lui che non attacca. Mi sento indifeso, ma ce la farai, mio fratellino, mio fratellastro. Oh, ma guarda un po' qua, ma chi è che l'ha eliminato? Però King Kong è morto, ma sua madre che è un samurai, ha sconfitto il Godzilla super calibrato. Ok, ma vogliamo farne un'altra battaglia? Una battaglia questa volta con le cheerleader, va? Che non le ho mai usate, dicono che danno potenza. Quindi io vorrei mettere questi contro questi insegnanti, contro altri insegnanti. Non voglio studiare. Il Bob ci è morto. Gli insegnanti sono bloccati a scombattere contro gli altri insegnanti. Dai, what time? Lo sai che io mi sono addestrato B. Raga, muore. Sì, mi sa che muore. Non toccherai mai le cheerleader dell'amore. Non le toccherai. No, è morto. No, non è morto. Ne manca uno. E ucciderà tutte le cheerleader. No, basta. 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 Ok. Volete sapere che facciamo? Facciamo una cosa. Consigliatemi delle battaglie che verranno nel prossimo episodio. Intanto facciamo due ultime battaglie per finire questo episodio, che proprio, visto che noi abbiamo già sconfitto la minaccia della terra, adesso useremo tutte queste falci contro i Bobber Ross classici. Vai, ok, attaccano e pop, ok? Bene, guarda, le hanno. Ti do disprezzo, dovevi vendermi mele, invece mi stai vendendo solo morte. E guardate, le falce vincono la prima battaglia. Vabbè, era un po' semplice, ma adesso noi dobbiamo passare alla battaglia degli dèi. Dobbiamo passare a mettere le truppe di Zeus qua, con Minotauri. Questi, ma pure l'Oplite, sì, contro chi? Beh, contro tutte queste valchirie. Vedremo chi vincerà, se le truppe di Zeus oppure le valchirie. Mi sa che vinceranno le valchirie perché tecnicamente il capo. No, è morto! Non è morto! Oh, no! E guarda un po' qua, guarda chi ha vinto le battaglie. Oh, guarda! Il Minotauro fa basta. Ok, sembra che abbiamo cacciato tutti gli angeli dall'Olimpo. E adesso voglio inserire una piccola battaglia bonus che sarà con
Gli Skeleton Warrior metterò una battaglia però con poca memoria. Papyrus contro Sans. Clan Papyrus contro Clan Sans. O Clan Papyrus contro Clan Sans. Oh cavolo! C'è un piccolo problema. Se le pigli si avvelenano. Comunque forse è morto. Ho bloccato il tempo. Oh cavolo. No, no, raga, raga. No! E Papyrus, distruggete i sens! Possono essere mortali! Ma no! Ma no! Ehi, che fai? Devi farcela! Oh, ha sbattuto! Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, quanto è frenetica sta battaglia! Si stanno nascondendo per tutto il villaggio! Questo è sens! Ma prendila, poni! Non c'è il coraggio? Non c'ha proprio il coraggio. Cavolo, cavolo, ma devi sconfiggerlo, cioè devi sconfiggerlo. Ma vuoi che io ti controlli? Allora io ti controllo. Dobbiamo uccidere quest'ultimo. Ehi, ti ammazzo. Ti ammazzo! Rendiamo onore a Papyrus! Rendiamo onore allo scheletro più amato! Sì, affoga! Affoga in sta foga! Sì, affoga! No, ma sei stupido? Ti vuoi suicidare? Aspetta! Guarda! I Papyrus hanno trionfato contro i Sans! Ma uno si... Guarda! Uno si è appena suicidato per la vittoria! Ma comunque, questa è la battaglia più epica che abbia mai visto! E quindi questo era tutto in questa puntata di Totally Accurate Battle Simulator. È stata una cosa che non ho mai visto, cioè è stato pazzesco poter vedere la nostra vittoria contro altri rivali. Soprattutto mi è piaciuto rivedere quella su Godzilla e King Kong, che proprio io ci ho riprovato e riprovato, ma non mi è andata. Comunque, il prossimo episodio arriverà fra un po', ma intanto devo far uscire ancora il prova a non ridere con GTA 5, che uscirà domani se ho tempo. E quindi dal vostro Stefano è tutto e ciao ragazzi!